e benvenute in questo video. Come prima cosa, ovviamente, buon anno e buon 2022. Come detto al titolo, oggi non potevo tornare con un video qualsiasi, volevo dedicare un video proprio al 2022 e iniziare bene. Quindi ho pensato di parlare insieme a te del colore dell'anno. Come saprai, infatti, ogni anno Pantone elegge un colore che non si rifà assolutamente soltanto alla moda, ma a tutto ciò che ci circonda, dall'arte all'architettura, all'arredamento, alla tecnologia. Secondo me, quindi, è molto interessante conoscerne un po' il significato e il perché viene scelto un colore in particolare. Infatti, c'è sempre un grande motivo dietro. Il colore di quest'anno, come penso saprai, è il Very Peri, se ne è parlato davvero tantissimo, è stato decretato, diciamo, eletto più o meno a metà dicembre, e da quel momento in poi devo dire che se ne è parlato abbastanza, ho letto diversi articoli a tal proposito e mi ha incuriosito molto. E l'ho approfondito un po'. Quindi oggi con te voglio condividere un po' il significato di questo colore, ovviamente delle idee look per andarlo ad abbinare, come lo abbiamo visto in passerella, come lo abbiamo visto nello street style, e anche un po' le palette di colori che Pantone stesso ha creato per noi, che secondo me sono molto interessanti e una grande fonte di ispirazione. Nel caso non mi conoscessi, comunque io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente d'immagine. Benvenuta in questo video e benvenuta in questo canale. Allora, direi di iniziare un po' dal suo significato e dal perché è stato scelto il Very Peri, che per la prima volta nella storia dei colori di Pantone è stato creato da zero. Quindi non è stato eletto un colore già esistente, ma appunto si è voluto dare vita a una nuova sfumatura. Very Peri si chiama blu pervinca, proprio come l'omonima pianta, il fiore. Probabilmente Pantone lo ha scelto per la sua capacità di crescere e svilupparsi in condizioni davvero molto difficili, spesso in terreni poco favorevoli. È un colore evocativo per il periodo che stiamo vivendo, che infatti ci spinge a guardare avanti, adattandoci a quello che è un po' il presente, ma con la speranza, la sicurezza di un futuro migliore e sicuramente rigoglioso. È un colore anche che potremmo definire fortemente spirituale, un blu con una nota di rosso che quindi lo va a connotare nella palette del viola. Un colore tanto calmo, secondo me, quanto dinamico. In questa sfumatura risiede anche un po' tutto ciò che circonda ormai da tanti anni, ma particolarmente in questi due anni, la nostra vita, ciò che riempie le nostre giornate probabilmente, ovvero la tecnologia. Il viola infatti spesso riporta più alla nota tecnologica, se così vogliamo dire. Viviamo un mondo infatti in cui la tecnologia e la realtà si mescolano sempre di più, la linea è sempre più sottile. E questo lo ritroviamo anche in questo colore, un colore tanto calmo e tanto confortevole da un lato grazie alla nota di blu, ma anche altrettanto potremmo dire stimolante e curioso grazie alle note violacee e rossastre. In questo senso il Very Peri è un colore che rappresenta fedelmente la realtà che stiamo vivendo, il periodo di transizione da uno stato di alienazione e isolamento a uno verso la libertà. Come ti dicevo prima, personalmente il Very Peri a me piace moltissimo, è un colore che credo abbia un grande potenziale, lo abbiamo già visto tantissimo in passerella e secondo me la sua nota più interessante è il fatto che sia stato proposto anche di tante altre sfumature, quindi sicuramente c'è il Very Peri puro come Pantone ce lo ha presentato, ma esistono già altre sue sfumature che permettono di indossarlo anche più facilmente. In passerella infatti abbiamo visto tanti look nelle collezioni della Spring Summer 2022, quindi ovviamente le collezioni uscite prima che questo colore venisse eletto colore dell'anno, e anche in tante altre collezioni, Cruise per esempio, ho visto una collezione Cruise di Chanel molto bella in cui
il colore era presente. Quindi sicuramente le ispirazioni sono tante, gli stilisti ci hanno proposto dei look molto raffinati, molto eleganti, è un colore secondo me molto chic, mi piace tantissimo. Per le amanti dell'armocromia rientra nella palette Spring, quindi primavera, ha un sottotono infatti caldo, anche se apparentemente sembrerebbe freddo, il suo sottotono è assolutamente caldo. Lo stesso Pantone lo afferma. Come vedi, come ti ho accennato prima, le sfumature sono tante, questo lo puoi vedere benissimo anche da questi look. Quindi sarà anche più facile trovare la propria sfumatura e quella che piace di più anche a seconda di ciò che già possediamo e che abbiamo nei nostri guardaroba. Nei look di street style è stato visto molto negli anni, ti lascio qua un video che avevo dedicato a come abbinare il viola, che secondo me può essere sempre interessante perché comunque il Very Perry è nella palette dei viola, quindi questo fa sì che sia anche più facile da abbinare pensato proprio come viola. Magari in questo video puoi trovare qualche ispirazione. Lo street style, come le passerelle, ci mostra degli abbinamenti molto audaci, importanti, a volte portate in maniera più casual, altre volte portate in maniera molto elegante. È un colore secondo me che può essere versatile e che soprattutto non trovo che sia o troppo invernale o troppo estivo. Secondo me è uno di quei colori che puoi sfruttare davvero tutto l'anno. Ti consiglio inoltre di andare a guardare il sito di Pantone, c'è tutta un po' la storia su questo colore, come appunto è nato, molto interessante. E inoltre, nel caso non lo sapete, sul sito di Pantone puoi creare tu stessa delle palette di colori, quindi prendere appunto i colori Pantone e abbinarli tra loro in modo tale da vedere quali sfumature stanno meglio l'una accanto all'altra. A proposito di questo, Pantone stesso ogni anno con il colore dell'anno crea delle palette già predefinite, diciamo, che aiutano davvero tanto a capire quali sono gli accostamenti che funzionano di più. Adesso volevo vedere insieme a te le 4 che ha proposto Pantone per il Very Perry. Ti metto la foto e te le racconto un attimo con la loro didascalia in modo tale che non perdo pezzi, perché secondo me hanno fatto anche una descrizione molto bella, molto evocativa, mi è piaciuta tanto. Allora, la prima palette l'hanno chiamata Wellspring e è una palette che evidenzia la compatibilità dei verdi con la natura positiva di Very Perry, oltre alle proprietà salvifiche di questi toni sottili e rinfrescanti, un connubio completo e armonioso di tinte ispirate alla natura. Questa palette mi è piaciuta tantissimo, la trovo fresca, la trovo estiva, primaverile e trovo soprattutto che il viola stia davvero molto bene con il verde. Ovviamente le ispirazioni più grandi per i colori li troviamo proprio nella natura, quindi due colori che nella natura stanno molto bene insieme staranno altrettanto bene nell'abbigliamento. La seconda palette che Pantone ci propone è Amusements. Una storia di colori gioiosa e giocosa, piena di divertimento e spontaneità, senza freni, viene amplificata dalla fiducia spensierata e dell'attitudine altrettanto divertita di Pantone Very Perry, una tonalità di blu sfavillante la cui giocosità incoraggia espressione e sperimentazione spregiudicate. Bellissima anche questa palette, bellissima questa descrizione. Tutti questi colori insieme ci fanno capire quanto puoi divertirti appunto con gli accostamenti, quindi non pensarla soltanto con certe tonalità ma anche con tonalità più accese, più proprio giocose, come Pantone stesso le descrive. Terza palette si chiama The Star of the Show. La presenza dinamica di Very Perry si esprime al meglio in questa palette, in cui circondiamo queste tonalità di blu, la più gioiosa e calda, una palette di toni classici e neutrali. Insieme la loro eleganza e il loro stile sottile ci mandano un messaggio di sofisticatezza senza tempo. Concorda pieno, questo è stato il mio primo pensiero quando ho visto questa palette, che mi ha fatto capire come appunto anche questa nota di viola possa essere estremamente elegante e abbinata ai colori più neutri. Quindi non per forza colori altrettanto, diciamo, accesi o comunque a dei colori solidi, pieni, puri, ma anche a dei neutri che quasi sempre sono presenti nel nostro guardaroba, un po' quei colori basic. L'ultima palette che Pantone ci propone viene chiamata Balancing Act. È una palette complementare di colori il cui equilibrio naturale tra toni caldi e freddi
permette loro di sostenersi e migliorarsi a vicenda. La luminosità di Very Perry è intensificata da questa palette calibrata ad arte, che infonde una sensazione di vivacità e vibrazioni visive. Anche questa, altrettanto bella come tutte le altre, colori forse un po' più polverosi, ma sempre molto curiosi e abbinamenti, secondo me, accattivanti. Quindi da qua puoi prendere un po' di ispirazioni, oltre che dalle foto che ti ho inserito dello street style, delle sfilate, comunque basta che fai un po' di ricerca online e troverai sicuramente tante altre foto che possono appunto aiutarti a creare i tuoi look a seconda dei colori che hai nel tuo guardaroba. Ti consiglio sempre di dare un occhio a Pinterest, che è molto aggiornato, così come in realtà anche semplicemente Google Immagini. Quindi questo è un po' il colore, il Very Perry. Spero che ti sia piaciuto questo video, spero che ti abbia tolto qualche curiosità. Fammi sapere tu cosa ne pensi, se ti piace, se è un colore che indosserai, se già possiedi qualcosa nel tuo guardaroba tendente al viola o comunque a questa sfumatura. Io ti ringrazio tantissimo per aver seguito questo video. Ti auguro ancora un buon anno e un buon 2022, speriamo che sia luminoso, sereno e che ci permetta di stare con le persone a noi più care. Ti ringrazio ancora una volta, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo video.